La pace dei santi sia con voi. Il 19 marzo la Chiesa Cattolica celebra la solennità di San Giuseppe, padre di Gesù secondo la legge di Mosè, sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa Cattolica, patrono dei morenti e di tutti i papà. Infatti il 19 marzo si celebra la festa del papà. La forza e la potenza di San Giuseppe è tale che è l'unico santo che viene celebrato nella Santa Quaresima Ambrosiana. E se il 19 marzo capitasse in un venerdì quaresimale, che nel rito ambrosiano sono addirittura aneucaristici, cioè senza la celebrazione eucaristica, la solennità di San Giuseppe viene celebrata, sopprimendo la regola ambrosiana del venerdì, insieme alla regola del digiuno e del magro. La solennità di San Giuseppe ha profonde radici bibliche. San Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l'umile via dei sogni. Come l'antico Giuseppe è l'uomo giusto e fedele che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza del santo re Davide. Sposo di Maria e padre adottivo di Gesù, guida la santa famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. I Vangeli non ci dicono più nulla della vita e della morte di San Giuseppe. Il beato Papa Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universale. San Giovanni Vigesimo III ha inserito il suo nome nella preghiera eucaristica prima, sia nel rito romano che nel rito ambrosiano. E il Santo Padre Papa Francesco ha voluto che il nome di San Giuseppe fosse inserito in tutte le altre preghiere eucaristiche presenti nel Messale. Ed è proprio il 19 marzo 2013 che il Santo Padre Francesco ha voluto iniziare il suo ministero petrino. Un ricordo particolare al nostro amico e collaboratore Beppe Gentile. Ricordo che diviene preghiera di suffragio per lui in questo giorno, che ricorda anche il suo onomastico. Buon onomastico anche al nostro collega Giuseppe Fusi e a tutti coloro che portano il nome di San Giuseppe. In particolare, auguri al Papa Emerito Benedetto XVI, che come nome di battesimo ha proprio il nome di Joseph. Auguri al Santo Padre Francesco per il terzo anniversario di pontificato. Auguri di cuore al mio papà e a tutti i papà, non solo quelli che hanno dei figli, ma anche quelli che svolgono nella Chiesa e nella società un servizio paterno. Auguri a quanti il 19 marzo festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. In questa solenne occasione vorrei elevare una preghiera per mio papà e per tutti i papà, che recito come figlio e a nome di tutti i figli. Benedici, o Signore, il mio papà, benedici la sua lunga e operosa giornata, concedigli la forza di affrontare il lavoro con serenità, di adempierlo con gioia, di concluderlo con soddisfazione. Fa che tornando trovi nella sua casa pace per il suo riposo e nei suoi affetti il migliore compenso per il suo sacrificio. Concedigli anche per noi una lunga vita rasserenata dal nostro affetto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il 19 marzo 2016 la Chiesa Ambrosiana non celebra la solennità di San Giuseppe, che viene spostata al 5 aprile 2016, ma il sabato in tradizione simboli, che è preludio alla Santa Settimana Autentica. Ascoltiamo allora qualche notizia su questo sabato tipicamente ambrosiano e sui giorni della passione, della morte, della sepoltura e della risurrezione di Gesù Cristo, che ogni anno la Chiesa Cattolica celebra nella Settimana Santa. Yeah.
troviamo all'interno della splendida cappella della casa Incontri Cristiani dei Padri Deoniani, che si trova a Capiago in Timiano, in provincia di Como. Circondati da questi splendidi mosaici, opere di padre Marco Ivan Rupnik, e ringraziando di cuore i padri Deoniani per la loro ospitalità, quest'anno cercheremo di conoscere meglio la tradizione liturgica ambrosiana della Settimana Santa, che negli antichi documenti è chiamata curiosamente Settimana Autentica, quasi a voler dire che è la vera settimana dell'anno liturgico ambrosiano, la settimana imminente fra tutte le settimane dell'anno, proprio perché in essa il credente è chiamato a ripercorrere il mistero pasquale di Gesù Cristo, che per la nostra salvezza soffre, muore e risorge. Infatti anche la liturgia delle ore ripercorre ogni settimana il mistero pasquale. Per esempio, la compieta del venerdì è tutta incentrata sul mistero della morte e sepoltura del Signore Gesù. La Sacra Liturgia afferma che la Settimana Santa autentica è il centro e il vertice di tutto l'anno liturgico. Le solenni celebrazioni liturgiche della Settimana autentica non sono la semplice ripresentazione cronacristica di quanto è avvenuto nella prima Settimana Santa di 2000 anni fa. E non sono neppure il ricordo psicologico e nostalgico di fatti irrimediabilmente congelati nel passato, senza che abbiano attinenza alcuna con il nostro presente. Attraverso la celebrazione liturgica, infatti, gli avvenimenti commemorati, la passione, la morte, la deposizione nel sepolcro, la discesa agli inferi, la risurrezione del Signore Gesù, si rendono presenti nell'oggi, e la loro efficacia salvifica si fa per noi attuale e vera. E così i credenti sono chiamati annualmente a fare esperienza della redenzione, partecipando ai sacramenti che trovano nella Pasqua di Gesù Cristo la loro origine e la loro fonte. Dunque protagonista unico e assoluto della Santa Settimana autentica è Cristo Signore, crocifisso e risorto. Ma chi ne celebra la commemorazione liturgica per attingere alle sorgenti della salvezza è la sua Chiesa. Potremmo chiederci da questo punto di vista di quale natura sia il rapporto che lega questi due soggetti, il Signore Gesù e la sua Santa Chiesa, nella prospettiva specifica della Sacra Liturgia che si celebra nei giorni della Settimana autentica. Si potrebbe dare a questo proposito molte risposte, ma forse ve n'è una che in modo particolare può essere considerata la più ricca ed esaustiva dal punto di vista spirituale liturgica, il cosiddetto rapporto sponsale. Infatti, per usare un'espressione che da San Paolo attraverserà tutta la tradizione cristiana, Cristo Signore è lo sposo della Chiesa e la Chiesa dunque ne è la sposa. E questo è un tratto peculiare della Settimana Santa Ambrosiana, o meglio, è la prospettiva peculiare secondo la quale la Chiesa Ambrosiana rivive ogni anno nella Sacra Liturgia i fatti della Pasqua di Gesù. Pasqua di Gesù non significa solo risurrezione, ma Pasqua è la sua passione, morte, sepoltura, discesa agli inferi e risurrezione. In effetti, un cronista si accontenterebbe di ripercorrere e ricostruire la cronologia dei fatti capitati a Gesù di Nazaret negli ultimi giorni della sua vita terrena. E con ogni probabilità riuscirebbe a fare tanto meglio il proprio mestiere quanto più fosse in grado di offrirci una ricostruzione asettica, imparziale, gelidamente obiettiva di quanto è accaduto. Ma la Sacra Liturgia non è cronaca. Chi infatti attraverso la celebrazione liturgica ripercorre le tappe cronologiche di questi giorni cruciali è per l'appunto la Chiesa, cioè la sposa, che rivive con emozione, coinvolgimento e tensione gli ultimi giorni della vita terrena del proprio sposo, Gesù Cristo.
È proprio questa prospettiva che permette di interpretare correttamente alcune caratteristiche tipiche della Sacra Liturgia Ambrosiana nel Sacro Triduo di Pasqua. E nel contempo questa stessa prospettiva educa i fedeli a vivere le celebrazioni della Santa Settimana Autentica non come spettatori di una sacra rappresentazione, ma in quanto membra vive della Chiesa, come protagonisti di un dramma che li coinvolge direttamente anche dal punto emotivo. E così, solo per fare una rapida sintesi delle principali celebrazioni del Sacro Triduo di Pasqua, nella celebrazione eucaristica del Giovedì Santo sera, la Chiesa sposa è chiamata a condividere la notte dell'Eucaristia, dell'agonia, del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, attenta a non farsi coinvolgere nelle tenebre del discepolo infedele, come recita l'orazione dopo la comunione nel rito ambrosiano. Al Venerdì Santo la sposa, la Chiesa, accompagna il suo Signore fino al Calvario, ne contempla la morte salvifica ed entra in una specie di lutto, di stato di vedovanza, facendo l'esperienza bruciante della perdita del proprio sposo. L'assenza della comunione eucaristica in questo giorno, come diceva l'arcivescovo Montini, poi beato Papa Paolo VI, fa percepire ai fedeli in qualche modo la perdita del Dio vivo, rasentando il confine dello spavento e della disperazione. Ma la Chiesa non è vedova disperata, è sposa fedele e fiduciosa, e infatti, sorretta dalla speranza e dalla parola di Dio, nella veglia di Pasqua ritrova Gesù Cristo Signore risorto e fa esperienza della sua potenza salvifica attraverso i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia. Giustamente, come diceva un antico autore cristiano dei primi secoli, la notte di Pasqua è la notte ninfagoga, la notte che dopo i giorni della passione e del lutto fa rincontrare nella gioia pasquale lo sposo e la sposa. Pur non facendo parte in senso stretto della settimana autentica, l'ultimo sabato di Quaresima già introduce nell'atmosfera della Settimana Santa. Il colore liturgico, infatti, è già il rosso. Il nome di questo sabato, sabato in tradizione simboli, deriva dal fatto che in questo giorno, sin dai tempi di Sant'Ambrogio, veniva consegnato ai catecumeni il simbolo della fede, cioè il credo. In tradizione simboli, infatti, significa nella trasmissione del simbolo, il simbolo della fede, cioè il credo. Questa consegna avveniva oggi perché i catecumeni potessero imparare a memoria il credo apostolico per recitarlo pubblicamente durante la solenne veglia di Pasqua. La sacra liturgia del sabato in tradizione simboli è totalmente focalizzata sul tema della trasmissione della fede nella Chiesa, processo emblematicamente rappresentato dal rito della consegna del simbolo della fede.